Bastone e carota per i paesi più indebitati dell'Unione Europea nel nuovo patto di stabilità e crescita proposto dalla Commissione. Rimangono gli obiettivi generali: debito al massimo al 60% e deficit annuo massimo al 3% del proprio prodotto interno lordo. Ma chi, come l'Italia, non rientra nel primo parametro avrà più flessibilità per farlo. C'è uno spazio di manovra fiscale per gli Stati membri, anche per quelli con debito elevato, che negozieranno un percorso più lungo di graduale riduzione del proprio debito. Poi guadagneranno altri 3 anni rispetto ai 4 anni del piano di rientro iniziale in caso di investimenti sulle priorità comuni, ovvero la transizione ecologica e la transizione digitale. Meaning the green transition, the digital transition. E penso che avremo un confronto con gli Stati membri sulla possibilità di aggiungere anche le spese legate alla difesa. Il patto attualmente in vigore è stato sospeso fino alla fine del 2023 per fronteggiare la pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina. Ora la Commissione europea vuole ridefinirlo, riconoscendo che per paesi con debiti superiori al 150% del PIL, come Grecia o Italia, non è realistico portare la quota sotto il 60% in 20 anni. Questi stati devono però proseguire nella riduzione dell'indebitamento. Se così non fosse, sarà più facile applicare loro sanzioni finanziarie. Le nuove regole fiscali comunitarie saranno ora discusse dai 27. Vedo un punto di partenza comune, la consapevolezza del fatto che servono percorsi più graduali e differenziati per ridurre il debito e che abbiamo bisogno di spazio fiscale per gli investimenti. Tutti lo riconoscono, naturalmente poi il diavolo è nei dettagli. In the famous details. Il primo round del dibattito sarà il Consiglio dei Ministri dell'Economia a Bruxelles all'inizio di dicembre. Non sarà facile mettere tutti d'accordo, ma ancora più problematico potrebbe rivelarsi un lungo stallo, provocato dal confronto tra i governi dei paesi cosiddetti frugali e quelli più inclini ad allentare i vincoli. Per non rischiare turbolenze sui mercati, trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e rigore è nell'interesse di tutti.